Punta sulle grandi eccellenze italiane, proprio come lo sport, il progetto che vi presentiamo nel prossimo servizio, promosso da Agenzia del Demanio e Ministero della Difesa in collaborazione col CONI. Promosso sull'intero territorio nazionale dall'Agenzia del Demanio con il coinvolgimento tra gli altri del Ministero della Difesa e del CONI, il progetto ha l'obiettivo di valorizzare il nostro territorio e di aumentarne l'attrattività mediante il recupero del patrimonio storico e ambientale, affiancando ai servizi tradizionali un'ampia offerta di attività legate a tempo libero, cultura e soprattutto sport. Si parte da una rete che comprende ad oggi 11 fari di proprietà dello Stato da proporre a breve sul mercato attraverso la concessione e secondo un modello sostenibile e rispettoso del paesaggio. Un'iniziativa che nasce dal direttore generale dell'Agenzia del Demanio, Roberto Reggi. È un partenariato pubblico-privato virtuoso dove il pubblico mette a disposizione il bene per un periodo di tempo fino a 50 anni, il privato investe, ne ha un tornaconto economico legittimo e nel frattempo conserva un bene che altrimenti rischia di andare in degrado. Ed è proprio lo sport a rappresentare il faro dell'iniziativa, a fare da traino all'intero progetto. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò. Canottaggio, canoa, vela, attività di sci nautico, nuoto sincronizzato, tuffi, nuoto in acque libere che adesso è una disciplina olimpica. Scuole di sport che possono essere integrate a chi magari vuole fare un'iniziativa non solo turistico-alberghiera ma anche di carattere sportivo. La Federazione Italiana Vela è già promotrice dell'iniziativa.